Ciao a tutti e a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Zumbcanter. E come avrete intuito dal titolo, finalmente forse riuscirò a chiudere il 2023 mettendoci anche gli ultimi acquisti che avevo fatto proprio nel periodo di novembre e dicembre. Anche perché ovviamente a gennaio ho già acquistato dell'altro. Quindi non lo so, penso che forse sarebbe più opportuno fare dei book haul mensili. Adesso vediamo, insomma, come posso spuntarla questa, perché non è così facile. E comunque sia, insomma, adesso chiudiamo il 2023 finalmente con gli ultimi acquisti. Tra l'altro, sono stata abbastanza brava, nel senso che alcuni di questi li ho effettivamente già letti. Non tantissimi, ma alcuni sì, quindi presi e letti subito. Anche perché si trattavano di presentazioni, insomma, di nuove uscite, insomma, di cui ero abbastanza curiosa. Altri acquisti invece sono acquisti ponderati per il futuro, nel senso che magari è l'approfondimento su un autore o un'attrice e quindi sono in cerca, insomma, di tutte le opere di questi nomi. Quindi direi di incominciare con la mia piletta. Allora, sono stata in edicola e ho trovato questo bellissimo volumetto qui, che fa parte dei Piccoli Tesori, e era una raccolta di mini storie di grandi scrittori e scrittrici, e scritte, editi in questa bellissima edizione, piccolina, in copertina rigida, con un bel carattere anche, che si legge molto bene. E in questo caso ho recuperato questa, cioè una raccolta di raccontini di Virginia Woolf, cioè la signora Dalloway in Bond Street e altri racconti. Questo costa 9,99, quindi non costa pochissimo, solo il primo mi sembra che era un prezzaccio, mentre gli altri uscivano a questo prezzo qui, insomma, a 9,99. In effetti, quasi di 10 euro per un volumino del genere, non so se ne vale la pena. Ovviamente, però, da collezionista, uno che voleva tutti questi volumi fa la loro bella figura, insomma, in libreria, quello è poco ma sicuro. Virginia Woolf sicuro è una di quelle autrici di cui prima o poi leggerò altro, e quindi intanto mi sto portando a casa un po' di suoi libri, di suoi lavori. Rimanendo sempre in autrici che voglio continuare a scoprire, sicuramente un'altra è Annie Ernaux. E intanto ho recuperato anche questo in edicola, Il posto. Annie Ernaux è sempre ovviamente dell'Orma Editore, è scritto molto bene, usciva a 9,90 più il quotidiano. Stavano uscendo tutti i volumi di Annie Ernaux, mi era venuta voglia quasi di recuperarli in questo formato qui, ma mi sono ridotto troppo tardi e ho trovato solo questo. E Annie Ernaux, diciamo che è una scrittrice che torna spesso sugli stessi punti, quindi ho notato che alcuni si annoiano nel veder ripetere le stesse problematiche. Io devo dire che ho già letto due storie che sono concatenate fra loro, perché comunque riguardano l'esperienza di vita di Ernaux, e non mi dispiacciono, insomma, ritrovarle, a parte che comunque sono storie piuttosto coincise, e il suo tono così freddo, clinico proprio, perché è come se fosse un dottore che sta guardando il paziente e esamina le cause e le problematiche che ha, e la stessa cosa fa della sua vita. Non è così facile, credo, essere così distanti, distaccarsi da se stessi, e Annie Ernaux lo sa fare molto bene, dandoci proprio una visione di com'è, con i suoi pregi e con i suoi difetti, e la sua esperienza di vita. Poi, sempre rimanendo in autrici che
meritano la mia attenzione e che sicuramente vorrei leggere tutto prima o poi è sicuramente Michela Murgia. Vi ho già fatto vedere diversi suoi volumi perché li ho recuperati tutti, anche questi in edicola, e ho praticamente raccolto tutti quelli che mi mancavano. E più anche uno che avevo però in versione ebook, che volevo comunque anche in cartaceo. Vi faccio vedere gli ultimi 5 che mancavano all'appello, cioè persone che dovresti conoscere. Anche questi sono a 9,90, 8,90, uscivano a 8,90. Morgana, storie di ragazze che tua madre non approverebbe, questo in collaborazione con Claudio Taraferri. Tra l'altro l'ho messo anche nelle sfide di lettura. Il carattere è sempre lo stesso, quindi ve lo faccio vedere uno che serve per tutti gli altri. Istruzione per diventare fascisti. Non credo che ci sia bisogno di dire molto, perché probabilmente è un'autrice che nel tempo ha collezionato tantissime lettori e lettrici. E sicuramente queste storie probabilmente sono una delle poche che ancora non le ha lette, come L'incontro. Sono alcune autobiografiche, altre invece riguardano proprio le sue tematiche preferite, come appunto fascista, come il Ave Mary, oppure per esempio come le collaborazioni con altri autori, autrici, soprattutto autrici, in questo caso Chiara Tagliaferri, mi sa che ho detto Claudio prima, e questo è l'altro libro, sempre dedicato a Morgana, L'uomo ricco sono io. Morgana è un podcast uscito tempo fa, concluso poco prima della morte purtroppo di Michela Murgia. Sono, mi sembra, 50 puntate, tutte dedicate a donne diverse. Diverse in che senso? Diverse perché, come diceva il sottotitolo, sono donne che probabilmente tua madre non approverebbe, perché non rispecchiano quei tratti canonici che siamo abituati a vedere, e insomma marciano a un ritmo diverso rispetto a tutte le altre donne, insomma. Possono essere, sì, prese come esempio per alcuni, se in alcuni aspetti, altri devo dire che forse no, però è bello ascoltare di queste donne che hanno saputo comunque cercare la loro via anche quando era piena, e molte volte piena di ostacoli, e anzi molte volte sembrava quasi impossibile. Sempre in edicola ho recuperato un altro volume dedicato a Diabolik, visto che stanno uscendo i vari film, è uscita tutta la trilogia adesso, che non ho visto. Penso che prima o poi forse lo vedrò, però aspetto che magari, cioè spero più che altro che esca in qualche piattaforma, perché me lo voglio vedere a casa. Non vorrei che mi fa l'effetto di Top Gun Maverick, e quindi non vorrei sprecare i miei soldi per il cinema. Infatti, per fortuna, Top Gun è uscito adesso in piattaforme, insomma, si è liberato, insomma, dai vincoli, e sono contenta di non averlo visto al cinema. Non so voi, ma a me non è piaciuto per niente. Mi è sembrata la brutta copia dell'antico Top Gun, che all'epoca aveva fatto storia, insomma, tra la colonna sonora e tutto quanto, insomma. Ma chiusa parentesi, torniamo a questo. Quindi sto recuperando anche le storie praticamente scritte dei romanzi, dei film praticamente, quindi ovviamente vanno a ricalcare i fumetti, ma comunque questi sono basati sulla sceneggiatura del film. Diabolik Chi Sei, in questo caso mi sembra che sia l'ultimo uscito, tra l'altro, e raccoglie un episodio particolare della serie, perché sia Diabolik che Jingo, l'ispettore che si accanisce a voler catturare Diabolik, vengono catturati entrambi da una banda. Si ritrovano prigionieri insieme. Jingo fa questa specifica domanda a Diabolik mentre fanno, perché comunque sia c'è un rapporto di reciproca
non si può dire amicizia, però hanno un legame questi due comunque sia. E quindi quando si trovano a confronto riescono a dialogare e Ginko gli chiede per appunto chi sei e Diabolik che racconta la sua storia, la sua infanzia a Ginko. Dunque, siamo quasi in fondo, eh. Ho ancora 6 libri, quindi facciamo presto, soprattutto per 3. E poi calcolate che non ci sono gli ebook perché vi ho già fatto vedere il video a parte, quindi sarò abbastanza succinta, insomma. Dunque, verso la fine dell'anno Gianluca Morozzi era venuto a Ravenna per presentare un suo libro. Avrei voluto tantissimo darlo a conoscere, non ho potuto, però nel frattempo ho recuperato uno dei suoi antichi lavori, cioè Blackout. Ho sentito parlare molto bene di Morozzi, non ho ancora letto niente. E però mi ispira molto perché scrive di thriller e questo poi è veramente curioso. Brevemente, in un torrido ferragosto bolognese 3 persone entrano insieme nell'ascensore, tutte stesse, in un palazzo di 20 piani, una grande torre bianca che svetta su un quartiere popolare. Di colpo si spengono le luci. E i 3 si trovano intrappolati tra l'11° e il 12° piano. Claudia è una studentessa omosessuale che per pagarsi gli studi fa la cameriera in un bar. Ha solo voglia di rientrare nel suo appartamento e farsi una doccia. Thomas è un ragazzo di 16 anni che vive nel palazzo con i genitori. Sta scappando di casa e deve raggiungere Francesca per fuggire con lei verso una nuova vita. Aldofero è proprietario di 3 noti locali, marito e padre, ma anche efferato serial killer e produttore di snuff movies casalinghi. Non vive in quel palazzo, ma vi custodisce i ferri del mestiere. Ha molta fretta, deve tornare in una baracca tra le montagne, dove, incatenata ma ancora viva, c'è la sua ultima vittima, alla quale ha staccato la pelle del viso per poi attaccargliela con i chiodi, ma capovolta. Insomma, è tosta, eh? Sembra tosto. Mi ispira assai. Poi, sempre nella promozione dell'1 più 1 mi era sfuggito questo e quindi l'ho recuperato dopo e che comunque era sempre un prezzaccio, comunque non era a prezzo pieno, cioè Chi ha peccato di Anna Bailey. Anche questo è una specie di thriller e è concentrato in un piccolo paesino. Siamo in una cittadina del Colorado e è una cittadina ovviamente piena di segreti, quindi sicuramente sarà una storia anche questa piuttosto curiosa. Allora, fate vedere il carattere. È abbastanza piccoletto quello di Blackout, è 10 euro, costa a prezzo pieno e questo è il classico dell'economica Feltrinelli. E quello di Diabolik chi sei è abbastanza fruibile anche questo. E questo era 10,99 più volendo il quotidiano. Mi sono ritrovata a fare un giro nelle librerie Coop e non ho resistito. Ho preso un libro a prezzo pieno, 15 euro, ma è sinceramente di AIB Editore, quindi una delle case editrici che prendo a scatola chiusa, e cioè, spero che si veda bene, Felis Incubi, già che copertina magnifica. Collana, ombre creature, gattini e altre oscurità feline. La prefazione di Daniele Palmieri, sono anche in questo caso anche in questo caso è una raccolta di racconti di diversi autori. Già magari sentiti se avete in collezione già degli altri libri di editore sempre su questa tematica e come si fa a resistere? Gatti e incubi felini, cioè
sarà irresistibile. Come sempre, sono edizioni molto curate, con all'interno anche dei disegni, e questo è il carattere. È un volumino proprio pescabile, morbido, da potersi portare anche in giro. Gli ultimi tre libri non li ho più qui perché li ho già letti e li ho già portati via. Mannaggia me, aspettare così tanto, fare il book haul, e quindi però ve li metterò qui. Allora, Brucia la notte, il primo lavoro di Tiffany Vecchietti insieme a una navigata scrittrice, Michela Monti, di fantasy, è il primo volume di due, credo, a questo punto, e mi ho fatto un video a parte perché sono stata alla presentazione che c'è stata qui a Ravenna, così ho conosciuto Tiffany e ovviamente anche Michela. E Tiffany ovviamente forse la conoscete di più come Miss Fiction Books, e è una storia fantasy distopica, ambientata qui a Ravenna, cioè qui a Ravenna, qui in Romagna. Nello specifico fra le saline di Cervia e Dozza, e parla di repressione femminile, quindi, ma non solo questo, oltre alla repressione c'è anche il tema della sorellanza, delle streghe, insomma c'è un bel mix. La storia vi saprà coinvolgere, anche le personagge, perché sono molto caratteristiche, soprattutto una su tutte, è veramente molto facile individuarla. E insomma, sarà un libro che vi saprà coinvolgere molto. E non vedo l'ora che esca a questo punto il secondo, che dovrebbe essere in progetto per quest'anno, credo. Non lo so, mi devo andare a rivedere la presentazione perché lì mi sembra che forse l'avevano detto. Poi, quindi qui siamo in tema presentazioni, sono tutti i libri che ho acquistato, ho visto la presentazione e letto, e quindi vi ho fatto vedere anche un po' qualche accenno della presentazione, più cosa ne penso. Il prossimo è Sibylle, di Angelo Berti, edito da Plesio Editore. Angelo Berti è un autore molto navigato, anche lui rimane molto sul tema fantasy. Mi ha molto incuriosito perché mi ha parlato anche di un fantasy ambientato a una distopia ambientata a Ravenna, e sto cercando di recuperarla, non è così facile. Quindi, tra l'altro, ho rivisto recentemente l'autore, chissà che se ne ha una copia lui, magari se me la fa avere, perché vedo che è abbastanza complicato. L'ultimo libro è Il volo della civetta di Antonino Genovese, edito da Clown Bianco, un bel thriller anche questo, penso fra quelli che ho letto fino adesso uno dei migliori thriller, devo dire, proprio come thriller di base. Dopo ovviamente c'è stato anche Mosaico Criminale, che mi è piaciuto molto, però quello è mi sembra più psicologico, mentre questo in realtà è proprio un thrillerone. Un thrillerone con delle sfumature storiche, più o meno reali, però comunque sia sono talmente descritte così con precisione da sembrare vere anche quelle, diciamo, che fanno parte della finzione. Che dire, insomma, di più rispetto, cioè ne ho parlato per 20 minuti, quindi penso che se siete curiosi potete andare a vedere il video. È una storia che ha del potenziale, nel senso che potrebbe diventare una serie. Ce la vedo molto come una serie. E una serie che diverge un po' da quelle che siamo abituati a vedere fino adesso, soprattutto in TV. Da molte, diciamo, da molte serie che vedono sempre come protagonista un burbero detective, diciamo, tra virgolette, e una figura che gli fa da spalla, che di solito è comica. Non dispiace, per carità, non mi dispiace, però ormai è una versione trita e ritrita.
e invece qui troverete una versione un po' più realistica, soprattutto di come lavorano le forze dell'ordine per un'indagine, insomma, come si muove e queste mosse sono quelle che effettivamente vengono svolte nelle indagini. Insomma, ecco, sicuramente è un thriller più veritiero rispetto ad altri, che magari hanno utilizzato questo escamotage e la storia non è fatta per essere proprio sincera, nel senso così deve essere, insomma. Diciamo che le indagini vengono svolte più o meno con metodi diversi rispetto a quelli reali, però e può sempre essere molto bella da leggere o da vedere se è nel caso di un film. Però ultimamente vedo che questo aspetto qui mi colpisce abbastanza, quindi preferisco un'indagine seria rispetto a una un po' più scarpazzona, diciamo. Bene, questi sono gli ultimi ingressi che sono arrivati entro la fine dell'anno e devo dire che sono piuttosto soddisfatta perché sono tutti libri che vorrei leggere. Ma va, ma va, e vorrei avere un giorno da almeno 48 ore per poter almeno attaccare la metà di quelli che ho acquistato. Comunque, sono sempre molto felice, insomma, di essere circondata di questi libri che prima o poi leggerò. Insomma, è bello poter andare in giro e col dito dire adesso scelgo qualcosa, sto prendo questo. E insomma, mi piace, è inutile, mi piace, non c'è poco da dire. Bene, prima che la luce mi abbandoni del tutto, vi saluto, vi auguro di fare tantissime letture. Grazie per tutti quelli che arrivano fino in fondo al video, anche chi non ci arriva comunque, che però prende 5 minuti per vedere il mio video, mettere un mi piace, perché solitamente adesso non lo ripeto più, ma penso che sarete tartassati, insomma, chi vede questi video. Sapete benissimo che per aiutare il canale basta veramente poco e comunque sono contenta dei risultati che sto maturando, sono piccoli e ovviamente non si parla di grandi numeri, però il canale piano piano cresce e quindi mi sento soddisfatta e cerco sempre, insomma, di impegnarmi il più possibile per potervi dare video che vi possono piacere e che piacciono ovviamente anche a me, perché insomma, questo è in parte è lo scopo. Quindi vi auguro di fare tante buone letture e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ciao!